questa ultima sessione, volevo presentare una donazione che ci è stata fatta il novembre scorso e siamo nell'ambito dell'etiopistica, e una donazione che ci è stata fatta il novembre scorso e che non è ancora entrata in catalogo. Quindi adesso lascio la parola al professor Fiaccadori, il quale ci illustra un attimo questa donazione, che poi ovviamente metteremo a disposizione per la visione dopo la conferenza, ovviamente, prima di andare al pranzo. Prego. Ecco, grazie. Questo manoscritto, che è un Dawit, un salterio con il Wedasie Mariam, Wedasie Zagenai, tutte le preghiere, i parafernalia che si accompagnano a questo genere di testi, è interessante, è un codice di XIX secolo, e vedendo il nome della donatrice, che forse possiamo fare, che è la dottoressa Turchetti, Maria Luisa Grossi Turchetti, che come molti di loro sapranno è stata per tanti anni bibliotecaria dei manoscritti nella biblioteca Braidense, e allora io ho un ricordo molto antico di più di 30 anni fa, che sono andato nella biblioteca Braidense per vedere i codici orientali, in particolare quelli etiopici, e la signora molto gentilmente mi ha invitato a casa sua, dove aveva una collezione di manoscritti etiopici, quindi probabilmente lo avevo già visto, ma non ho alcun ricordo in particolare. È molto bello, molto ben tenuto, con una splendida legatura ai ferri e così via. Manca, come spesso avviene, il colofone, perché questi codici poi portati fuori dall'Etiopia venivano un po' privati del nome, della discendenza, ed è, credo, una bella acquisizione per la biblioteca, che ha un piccolo e molto scelto fondo di codici etiopici. Non credo che avesse, c'è un altro Dawit, no, mi pare, no, non ha, come spesso si incontra nelle collezioni, una profusione di libri di salteri, di libri dei salmi, quindi questo mi sembra una aggiunta molto interessante, e quindi spero che poi sarà fatta una degna catalogazione. Ecco. Lo metto a disposizione qua sul tavolo per coloro che volessero dargli un'occhiata. No. No, non è ancora catalogato, quindi... No, chiede se è miniato. Ah, se è miniato. No, è rubricato alle rubriche tradizionali. Ecco, allora direi che possiamo iniziare la nostra sezione di studi sulla tradizione copta. E il primo a parlare è il professor Alberto Camplani, che parlerà del ruolo del copto nelle istituzioni ecclesiastiche egiziane, la storia di una lente problematica affermazione. Alberto Camplani, diciamo che è un coptologo, ma certamente uno studioso prestato agli studi copti, perché il suo interesse è soprattutto nella storia della Chiesa, del cristianesimo, delle istituzioni cristiane dei primi secoli, e quindi ha guardato ad alcune lingue dell'Oriente cristiano che integrano il patrimonio di lingua greca, specialmente il copto, ma anche il siriaco e altre lingue. Ha scritto cose fondamentali sull'Egitto copto, sulla Siria, sulle relazioni fra i due, e su Atanasio di Alessandria. Naturalmente ricordare i suoi meriti sarebbe molto lungo, però diciamo che è oggi uno degli studiosi che con la sua attività dimostra l'assoluta insufficienza degli studi semplicemente greci e latini per la patrologia o per i primi secoli cristiani, la prima età bizantina, e la necessità di guardare oltre, di allargarsi a queste lingue. Mi piace ricordare che accanto al copto si è in qualche modo occupato anche di studi etiopici e ha questo progetto di lunga lena, che speriamo di vedere concluso con il professor Bausi, che sospira qui nel pubblico, per la pubblicazione di un testo che è molto bello, molto importante. Io parlavo ieri della tradizione etiopica, che è attestata in manoscritti tardi, mi pare un codice del 300, del tempo di Amdasio, o giù di là, insomma, che però riporta una versione antichissima, tradotta dal greco, di testi egiziani, che includono
una parte della prima storia, dei materiali per la storia dei patriarchi, del Senodos, eccetera, che sarà una rivelazione per l'Etiopia, certamente, perché fa parte di quel piccolo gruppo di testi che consentono di studiare la forma più antica del Ges, ma anche in generale per gli studiosi del mondo cristiano, mediterraneo, dell'Egitto, delle istituzioni, una vera miniera di informazioni che speriamo di vedere presto messa a disposizione di tutti. Prego. Grazie di queste parole di introduzione che ricordano anche le mancanze che devono essere colmate nell'immediato futuro. Quello di cui vorrei parlare oggi è un argomento che mi coinvolge da tanto tempo, cioè il ruolo delle due lingue della Chiesa egiziana, il greco e il copto, in che modo questo ruolo possa essere studiato, codificato e razionalmente direi determinato mediante categorie che non siano soltanto quelle di bilinguismo, ma facciano riferimento all'uso reale delle due lingue nelle attività varie delle comunità cristiane d'Egitto, ma anche nelle comunità manichee, nelle comunità gnostiche tra IV secolo e VII secolo. Qua avete, se guardate gli schemi che ho presentato, che non sono miei, sono di due studiosi, ambedue francesi, anche se Greek Coptic è di Fournet, nel bel articolo che lui ha dedicato nell'Oxford Handbook of Papyrology al problema del plurilinguismo in Egitto, sulla relazione che c'è tra copto e greco per quanto riguarda non i testi letterari, non le letterature, attenzione, ma i documenti, qualsiasi essi siano, prodotti nella vita civile, nella vita concreta, i cosiddetti papiri documentari, o meglio appunto quelli che chiamerò i documenti, che anch'essi sono una vasta tipologia, tipologie che vanno dalle lettere private scambiate tra giovani o vecchi monaci, o tra un vecchio e un giovane manicheo, fino ai conti della spesa, ma anche ai contratti di locazione, ai contratti di assunzione, fino a giungere alle contratti di assunzione di presbiteri all'interno della struttura ecclesiastica, che spesso riprendono anche modelli della società civile. Basta dare uno sguardo a questo schema per capire quanto il problema della presenza di copto e di greco nella tarda antichità sia problematica, e come il copto, nonostante quanto ci dice la tradizione, nonostante quanto ci facciano credere i testi letterari, abbia avuto un'affermazione molto lenta nel tempo, e direi che il momento forte dell'affermazione del copto a livello civile ed ecclesiale si abbia nel momento in cui arrivano gli arabi in Egitto, quindi nel momento in cui si comincia anche a scrivere la fine della storia del copto. Io ho nel presente contributo, io tengo presenti due o tre fatti importanti. Intanto il fatto che copto e greco sono usate, sono due lingue letterarie, due lingue scritte che vengono usate in maniera diversa a seconda dei generi letterari e a seconda del tipo di documenti nei diversi periodi della storia egiziana. Secondo fatto è il seguente: è chiaro che non posso non accennare al problema delle origini del copto, perché io credo che una delle cose importanti sarebbe determinare il perché, a un certo punto, in un contesto di un Egitto in cui il greco ormai, tra la fine dell'età tolemaica e l'inizio dell'età romana, aveva vinto dal punto di vista scritto in qualsiasi ambiente, con un demotico che praticamente veniva ormai limitato a minimi ambienti di religiosamente impegnati in ambito delle religioni tradizionali, come mai ci sia qualcuno che abbia voluto invece elaborare, o comunque una serie di ambienti abbiano voluto dar di nuovo spazio ad una lingua che ha delle connessioni con il linguaggio parlato, ma che ha anche dei tratti, potremmo dire, di costruiti, dei tratti di artificialità. E
come mai ci sei, è stato qualcuno che nel terzo secolo ha elaborato l'idea di diffondere testi scritti in questa lingua, in un contesto in cui il greco era diventato quasi l'unico tramite di comunicazione scritta. Una delle ipotesi che io faccio, sull'appoggio naturalmente appoggiandomi a Bagnalla e altri autori, è l'idea che l'estensione della cittadinanza romana nel 215, attorno al 215, anche agli egiziani e l'affermazione sempre più forte di una elite egiziana sia una delle cause indirette che ha fatto sì che movimenti impegnati religiosamente come il cristianesimo, il manicheismo, il gnosticismo eccetera abbiano sentito l'esigenza di aprire la strada ad una lingua scritta come questo egiziano che noi chiamiamo copto. In questo stesso momento, il terzo secolo per me è decisivo, l'anno scorso ho tenuto un corso ai miei allievi La Sapienza sul terzo secolo, perché è un momento decisivo per il rapporto tra cristianesimo e società molto di più di quanto non sia stata l'età costantiniana, è l'affermazione delle diocesi. Le diocesi non sono un dato della storia egiziana. Fino al 180-220 non ci sono diocesi in Egitto, i vescovi agiscono in una maniera del tutto particolare, siamo davanti a sistemi presbiterali normalmente, soltanto con Demetrio, l'amico nemico di Origene, che noi vediamo affermarsi le diocesi. Diocesi sono è una gestione delle comunità cristiane in cui c'è un centro e questo centro è importante. Io e Alessandro Bausi abbiamo visto che uno dei vescovi menzionati da questa storia antichissima, questo Sotas di Ossirinco, è un vescovo di Ossirinco alla fine del III secolo. Si vede che è attestato papirologicamente, noi abbiamo anche la sua firma in greco, quindi insomma, siamo molto esaltati da questa scoperta. Questo cosa vuol dire? Che le diocesi, quindi le municipalità prima, e le diocesi in un secondo momento costituiscono, ma sempre nell'ambito del terzo secolo, degli ipotetici scenari in cui possibilità di creare una lingua scritta come il copto trova una propria plausibilità. Io avrei discusso anche a lungo dei termini bilinguismo e diglossia, vi risparmio questa discussione molto tecnica, anche perché io non sono linguista, mi sono molto fatto aiutare in questo da Riccardo Contini, da chi si intende di più di queste cose. Per dirvi questo, che la società dell'Egitto tra terzo, quarto, quinto secolo non è propriamente bilingue, a parte che nelle elite è chiaro che vi sono tratti più o meno forti di diglossia, cioè un impiego che delle lingue che in qualche modo funzionale, nel senso che faccio un esempio, noi abbiamo il caso dell'uso del copto nel IV secolo soltanto per lettere private dei monaci o soltanto per lettere private nelle comunità legate a mani come quelle per esempio di Kellys. Non esiste in copto, per esempio, dal punto di vista delle tradizioni letterarie, una poesia che abbia un equivalente con quello che veniva prodotto in greco, un dramma, trattati scientifici nel senso tecnico del termine o trattati filosofici, se non vogliamo tenere in considerazione appunto le traduzioni di Nag Hammadi, che secondo me rientrano in un altro contesto. Cioè, ritengo che ci sia nella prima fase una distribuzione delle competenze tra greco e copto. Da una parte la documentazione che abbiamo è una documentazione scritta, quindi quando noi usiamo i concetti di bilinguismo, di glossia, che è, potremmo dire, qualcosa di funzionalmente più pregnante, o addirittura di dilalia, che secondo me, secondo la terminologia di Berruto, dovrebbe meglio corrispondere alla situazione del copto e dell'egiziano, cioè del copto e del greco, cioè due lingue che hanno delle funzioni diverse ma anche funzioni comuni.
Noi ci troviamo però davanti a dover affrontare il problema della lingua scritta. Siamo davanti a due lingue scritte, quindi molto spesso le categorie che noi usiamo sono categorie che devono essere usate con grande prudenza. Teniamo conto anche che il copto che noi troviamo nei primi documenti del IV secolo, queste piccole lettere tra monaci, eccetera, sono testi che, il cui contesto non c'è del tutto chiaro, sono testi il cui rapporto con il copto, con la lingua egiziana parlata, non è del tutto chiaro. Cioè noi non siamo sicuri che esattamente quello che leggiamo, le richieste di perdono, di direzione spirituale, di colloquio tra monaci o tra manichei, siano espresse in una lingua che fosse esattamente quella parlata. Quindi rimane sempre un problema di distanza che è tipica di tutte le scienze che si occupano dell'antichità. Da una parte già c'è l'enorme corpus della produzione epigrafica, legislativa, amministrativa, documentaria, letteraria, paraletteraria in lingua greca, esercizi scolastici, trattatistica tecnica, magia, alchimia, eccetera. Dall'altra quello più ridotto in lingua copta, costituito da testi letterari e semiletterari, appartenenti ad una porzione ridotta dei generi letterari in uso e veicolanti contenuti piuttosto specifici e da tipologie di testi documentari inizialmente molto limitate. Da questo corpus è bene escludere tutto ciò che riguarda l'Old Coptic, per ragioni su cui non vorrei soffermarmi adesso. A questi due corpora si aggiungono come fonte di informazione importante ma da vagliare criticamente le notizie che gli antichi ci hanno lasciato a proposito degli usi linguistici interni ad alcune specifiche forme di vita comunitaria cristiana, in particolare quello che ci dicono i testi sulle lingue parlate dai monaci. Attenzione che molto spesso noi siamo di fronte ad affermazioni di carattere ideologico. Per quanto riguarda questo tipo di testi. Qual è dunque la situazione della lingua scritta prima della diffusione del cristianesimo in Egitto? Abbiamo già detto che la decadenza del sistema demotico di scrittura è uno dei problemi che si devono sempre tenere presenti. Quando nasce il copto non fa riferimento nemmeno contenutisticamente alla tradizione demotica, alla tradizione di scrittura demotica, se non per qualche formula forse di carattere legale. L'evangelizzazione come si è svolta in Egitto? Si è svolta soprattutto in greco. Cioè ciò che ci è rimasto, le notizie che noi abbiamo, indicano chiaramente uno sbilanciamento verso l'elemento greco. Ma, d'altra parte, già Eusebio di Cesarea ci segnala che con Dionigi di Alessandria abbiamo una forte presenza di egiziani all'interno delle comunità cristiane e quindi si pone tutto il problema della traduzione in egiziano del messaggio. Ma su questo periodo, che è la seconda metà del III secolo, così importante per quanto riguarda lo scenario storico, noi non sappiamo praticamente nulla. Che effetti aveva all'interno delle comunità cristiane questa situazione di doppia etnia o comunque di gruppi parlanti lingue diverse? La faccia di persone che non conosceva il greco o perlomeno che lo possedeva in modo da non poterne ascoltare una lettura pubblica aveva evidente necessità di forme di traduzione o di pluralità linguistica. Sia che si trattasse di un predicatore che sceglieva di parlare in egiziano, sia che invece si trattasse di un interprete al servizio della comunità o della diocesi, che traduceva oralmente in egiziano testi, letture e predicazioni. Questo problema è da tenere presente e per ora distinto dalla questione della lingua copta in quanto tale. Quello che dobbiamo considerare ora è il fatto che è del tutto probabile che i missionari cristiani abbiano posto il problema della traduzione orale con forza, ottenendo poi ottimi risultati già all'inizio del III secolo, periodo per il quale Dionigi di Alessandria appunto attesta la presenza di cristiani la presenza di egiziani nelle comunità cristiane. Allora, il tipo di problemi che noi dobbiamo affrontare in questa prima parte della relazione è, diciamo, da una parte la definizione di questa lingua scritta che noi chiamiamo copto, avente una sua individualità, una sua originalità rispetto a tutto ciò che troviamo in precedenza, cioè sia gli esperimenti di scrittura in caratteri greci dell'egiziano, sia naturalmente nei confronti dell'egiziano di fase demotica. In secondo luogo si deve cercare di dar conto del suo carattere di lingua aperta all'influsso del greco, questo è evidente per qualsiasi persona abbia avuto a che fare con il copto.
molto. Non solo nel senso che noi abbiamo termini greci anche di funzione grammaticale entrati nel copto, ma anche nel senso che noi troviamo in genere papiri documentari copti in ambienti bilingui. Le scoperte sono, almeno quel poco che sappiamo delle scoperte, ci dicono questo. Che pone il copto, questo bilinguismo degli ambienti dove è stato trovato, ai limiti della tipologia della lingua di contatto, cercando naturalmente di proiettarla sulle classi sociali che hanno fatto uso del copto. Infine bisogna valutare il dibattito in corso, che vede anche tanti di noi impegnati, sul motivo delle traduzioni dal greco in copto e su come è possibile individuare se un testo copto è traduzione di un testo greco oppure no. Le risposte a tutti questi argomenti sono molto complesse. Io mi fermerei soltanto in questo momento sul problema di come si possa ipotizzare lo scenario in cui sono avvenute le traduzioni. È esistito, cioè tra IV e VII secolo, qualcuno che ha scritto in copto volendo creare una opera letteraria originale, oppure dobbiamo sempre pensare a processi di traduzione dal greco anche quando non abbiamo la certezza che questo sia avvenuto? Va innanzitutto affermato che un testo copto in assenza di un originale greco difficilmente tradirà la sua origine, cioè oggi noi non mi sembra che abbiamo ancora gli strumenti per capire se un testo copto di per sé possa rivelare il suo carattere di traduzione o il suo essere un'opera originale. Questo vale anche per una delle figure letterarie più importanti del mondo egiziano da IV e V secolo, Cenute di Atripe, per il quale si è anche affermato da parte di alcuni una attività redazionale, si è giunti a negare un'attività redazionale in copto. Io proverei qui a offrire qualche elemento di riflessione su questo argomento a partire non tanto da una discussione sui testi letterari, ma a partire dai testi documentari. A me pare che in assenza di elementi probanti sia difficile dimostrare l'uno o l'altro assunto. Infatti, se da una parte non abbiamo la certezza che tutto ciò che abbiamo solo in copto sia il prodotto di un atto letterario originale consapevole, dall'altra conviene almeno proporre qualche argomento a favore di tale possibilità. In effetti, l'aspetto ellenizzante di alcuni dei primi prodotti letterari copti non è argomento sufficiente, a mio modo di vedere, per asserirne necessariamente la natura di traduzione dal greco, in quanto tale aspetto potrebbe essere dovuto a fattori di diversa natura, legati all'interferenza o al contatto linguistico. Ad esempio, potrebbe essere imputato al fatto che l'effettiva prevalenza di testi di traduzione abbia portato alla configurazione di una lingua letteraria singolarmente ellenizzante, anche quando la si voleva utilizzare per prodotti originali, o al fatto che la pratica scritta del copto è avvenuta soprattutto da parte di persone il cui bilinguismo ha influenzato l'aspetto stesso del copto che essi producevano. Si deve tener conto del fatto che, pur esistendo un'educazione elementare alla scrittura in copto, registriamo un'assenza di notizie circa i gradi più avanzati dell'educazione scolastica nella medesima lingua. Questa assenza ha fatto sì che intellettuali egiziani desiderosi di scrivere in copto abbiano dovuto svolgere la loro educazione più alta probabilmente in greco, cosa che non ha mancato di influenzare la loro espressione scritta. A favore della possibilità puramente teorica di prodotti copti originali, cioè che alcune delle cose che noi abbiamo in copto tra IV e VII secolo possano essere state scritte in copto, sta la produzione di documenti in copto, soprattutto le lettere private, pur se di contenuto quotidiano e concreto, ma con qualche eccezione, e questo per me è l'argomento fondamentale. Leggiamo per esempio un documento copto diretto a Pagheus, famosissimo Pagheus degli archivi miliziani pubblicati da Crammebell nel 1921. In esso un certo Timoteo si lancia in una elaborata captatio benevolentiae al fine di placare l'animo di Pagheus, capo di un monastero, nei suoi confronti. Vi leggo un attimo il testo in italiano. Si rivolge a Pagheus dicendo e chiamandolo in questa maniera: colui in copto, colui che ha abbandonato le cose del mondo, nap cosmos,
per guardare alle cose celesti, colui che ha abbandonato le cose corruttibili per guardare a quelle incorruttibili, colui che si umilia nelle cose disprezzabili a causa dell'altezza dei cieli, colui che rimette i peccati di noi, suoi figli, a causa della misericordia di Dio, colui che rimette le trasgressioni dei suoi fratelli, lui è un monaco che deve essere perdonato, a causa dell'espressione 70 volte 7, colui che rimette i debiti dei suoi servi, a causa dell'espressione del Vangelo. Ora, padre mio, io ti scrivo per supplicarti, a causa del fatto che quando me ne sono andato via da te, tu ti eri adirato per una menzogna che io avevo pronunciato. Ora ti rendo noto che io non l'ho detta con l'intenzione di ingannarti, ma l'ho detta a causa dell'umana vergogna. Questo è un esempio, secondo me, interessante di retorica all'interno di una lettera scritta in copto, che potrebbe essere redatta da una persona in grado anche di scrivere un trattato, magari di un'altra levatura, ma comunque in copto. Passo a un altro testo, passiamo in ambiente manicheo, e in questo caso leggo un documento, papiro Kellis, copto 19, che inizia in greco, con un indirizzo in greco, Pozetomu uio Matteu, al mio desiderato figlio Matteo, e un figlio in questo caso spirituale, probabilmente, a mio figlio, e poi prosegue in copto, a mio figlio, il mio amato, che è onorato da me grandemente, il figlio della giustizia, colui la cui buona forma è sulla mia bocca in ogni momento, la cui testimonianza rimane nel mio cuore, il nome dolce della mia bocca, figlio amato, Matteo. Insomma, ci troviamo davanti a due messaggi personali scritti in copto e lavorati in copto autentico, e che secondo me potevano essere propri di una elite capace anche di scrivere in copto pur conoscendo il greco. Allora, io a questo punto ripercorro brevemente la situazione egiziana a partire dal IV secolo per far vedere un attimo da quale punto di vista io analizzo la diglossia greco-copta in Egitto tra IV e VIII secolo. In primo luogo va detto che non esiste un'area in cui l'uso del copto sia esclusivo e specifico. In questo senso la distinzione di Berruto tra dilalia e diglossia mi sembra interessante, anche se non tutti l'accolgono. In altri termini, non possiamo interpretare la collocazione sociolinguistica reciproca del greco e del copto nei termini della diglossia stricto sensu. Quest'ultimo infatti si aggiunge sempre come seconda lingua nelle più diverse situazioni scrittorie, senza mai assumerne la predominanza se non in epoca araba. Avremmo una diglossia in senso proprio se tutte le lettere private d'Egitto fossero redatte in copto e non in greco, e se lo stesso accadesse ad esempio per le regole monastiche, le omelie, eccetera. Nulla è più lontano dal vero. Anzi, spesso ci meravigliamo dell'opposto, e cioè della persistenza del greco anche in situazioni in cui esso costituisce una fatica e un problema. Famosissima è la lettera di un certo Psois diretta da Apa Giovanni, che dovrebbe essere il famoso Giovanni di Licopoli, conosciuto anche attraverso le fonti letterarie, che scrive a un monaco copto, lui che è copto, attraverso il greco nel IV secolo, con una lettera in greco, in cui evidentemente lui ha utilizzato uno scriba o qualcuno per farsi aiutare. Perché una situazione del genere? Questo rileva veramente un problema ancora, in tutta la prima metà del IV secolo, a usare il copto, perlomeno in certi ambienti. Fournet, ecco, ha parlato molto lungo di questo problema. E quindi non da tutti il copto è sentito come strumento adeguato per le comunicazioni che non siano quotidiane o intime, ma di carattere formale. Si evidenziano vaste aree dell'attività scrittoria che sembrano riservate al greco. Partiamo dall'espressione monumentale ed epigrafica della scrittura. Cioè, i primi epigrafi in copto sono molto più tardi rispetto alla affermazione, ai primi prodotti che noi abbiamo in copto tra III e IV secolo. Non esiste un'epigrafia in questa lingua per vari secoli. Lo spazio pubblico dell'Egitto è rimasto per secoli esclusivamente greco, e lo spazio anche cristiano è rimasto greco. Solo nel VI secolo vediamo il copto aggiungersi al greco,
per coesistervi, ma non per sostituirlo a livello epigrafico. Per quanto qualsiasi affermazione nel campo dei manoscritti sia soggetta a cautela, si può affermare che il copto sembra per un lungo periodo assente non solo dall'attività amministrativa dello Stato, ma anche dalla... da varie espressioni tecniche, professionali e artistiche della scrittura letteraria. Tra il IV e il VI secolo non risultano in copto nemmeno nella forma di traduzioni trattati di filosofia professionale, di retorica, di poetica, di scienze teoriche applicate. L'espressione poetica è quasi esclusivamente riservata al greco, in particolare l'epica e le forme drammatiche, con l'eccezione della innologia religiosa che compare in forma ametrica negli scritti gnostici e manichei o nelle traduzioni di testi liturgici greci. Questo vale per la società romana egizia nel suo insieme, anche nella Chiesa l'attività scrittoria non lascia ampio spazio al copto. Per secoli le lettere festali, di cui sto facendo vedere qualche esempio, continuano a essere redatte in greco, così come la massima parte dei documenti emanati dal patriarcato. Guardate che questo per me è un elemento importantissimo. Io sto facendo vedere cose che non vorrei far vedere. Comunque vi faccio vedere, questo qua è la lettera festale di Cirillo che è stata scoperta qualche anno fa e che è stata edita da Cavallo e da qualcun altro. È una lettera che viene dalla cancelleria episcopale. Il retro è bianco, il verso è bianco e quindi è una lettera autentica, cioè una delle copie che giravano in Egitto. Ma già la lettera che io ho individuato come lettera di Cirillo qualche anno fa, coinvolgendo anche tanti di voi, qui Steven Emmel so che l'ha usata anche a lezione per appunto insegnare la chimica, mi sembra, è una lettera che, di Cirillo del 412-413, la prima lettera festale di Cirillo. Questo qui è un papiro letterario che contiene una traduzione direi estemporanea della lettera festale di Cirillo. Quando andiamo più là nel tempo, vi faccio vedere soltanto quello che per me è l'esempio, questo è una lettera festale di Damiano che ho pubblicato alcuni anni fa, in traduzione copta, anche questa è una copia di cancelleria fatta con traduzione copta fatta immediatamente dopo, ma da un originale greco. Soprattutto il caso che viene sempre citato è il famosissimo caso della lettera festale di Alessandro II del 713-714 con protocollo arabo. La cosa interessante è questa, cioè noi siamo ormai muovendoci verso un altro tipo di società e di civiltà e ancora il patriarca di Alessandria scrive in greco, ovviamente all'interno del patriarcato o nelle diocesi delle varie diocesi d'Egitto si fanno le traduzioni, ma direi che il greco rimane ancora centrale. Tuttavia, nonostante questo, io ho l'impressione, quanto mi manca ancora? Ho l'impressione che la Chiesa sia stata l'ambito in cui si è data la possibilità agli egiziani di esprimersi in egiziano e si è favorito l'affermazione del copto prima che questo accadesse nella società. L'esempio più evidente è il fatto che un certo Calosirios, vescovo di Arsinoe, cioè di Medinet el Fayyum, quindi del Fayyum, ha parlato nel famoso concilio di Efeso II del 449, dominato totalmente da Dioscoro, in copto. Ermeneuontos auton Iulio diaconu autu, mentre lo traduceva in greco un suo diacono. La cosa veramente strana è che a questo Calosirios, Cirillo di Alessandria scrive una lettera in greco e che questo stesso Calosirios firma in greco un papiro documentario che a lui è riferito.
E allora ci si domanda, ma perché ha voluto parlare in copto? Probabilmente era una persona che parlava egiziano e copto in maniera corrente e pubblicamente non si è sentito di esprimersi in greco. Però è impressionante quanto questo vescovo copio abbia a che fare con scrittura greca egli stesso. La firma, capite, è qualche cosa di forte da questo punto di vista. E il... poco, invece in ambito civile vediamo che soltanto con Dioscoro di Afrodito, quindi siamo nel 560 circa, abbiamo la comparsa dei primi documenti in, potremmo dire che relativi al diritto locale in copto, i quali documenti coesistono con quelli greci per un lungo periodo. Insomma, quello che io vorrei sostenere è che in qualche modo la Chiesa egiziana ha aperto al copto, ha favorito la traduzione di testi greci in copto e nello stesso tempo ha favorito proprio l'affermazione del copto come lingua letteraria. Non ha tuttavia lasciato salire l'importanza del copto fino ai livelli alti della produzione del patriarcato. Io l'unico documento di cui ho, su cui ho qualche dubbio, che è un documento che io stesso ho edito qualche anno fa, il Papyrus Berolinensis 11.346, è un documento in cui si parla di Beniamino come vescovo già morto e quindi siamo ormai già in età araba e scritto in un meraviglioso copto. Mi domando se questo documento, che è un documento che pertiene alla sfera intermedia della gerarchia, non sia testimonianza del fatto che il copto sta salendo a poco di importanza all'interno della Chiesa e passando, potremmo dire, dal suo impiego per la gestione degli affari correnti di una diocesi, come nel caso dei due archivi di Pisenzio di Keft e di Abraham di Hermontis, ad uno stadio più alto, intermedio, che riguarda i rapporti tra le diocesi. Tuttavia, fino al patriarcato, perlomeno, noi non abbiamo testimonianze che sia arrivato, perlomeno, nell'epoca, diciamo, fino all'VIII secolo, in epoca tardoantica. Vi ringrazio per il vostro ascolto. Grazie al professor Camplani per questa veloce storia delle fortune della lingua copta versus il greco, che credo poi non mancherà di suscitare qualche discussione. E diamo senz'altro la parola alla professoressa Paola Buzzi, che parlerà della ricostruzione della tradizione copta relativa al monaco Onofrio, un caso esemplare di integrazione tra fonti letterarie, archeologiche e documentarie. La professoressa Buzzi è anche lei molto nota, ha una formazione egittologica, ha scavato nel Fayum, si è occupata del fenomeno forse più evidente e manifesto nella storia e nell'archeologia copta, che è il monachesimo. Quindi ha scritto tantissimo, oggi ci parlerà di un monaco, ma i suoi interessi sono a 360 gradi, perché un'altra delle specializzazioni della professoressa Buzzi è la storia degli studi copti. Si è occupata di personaggi importanti, è stata l'anima del convegno su questo dotto danese, Zoega, che è stato un importantissimo catalogatore, uno dei primi e più importanti conoscitori della lingua copta, di Stefano Borgia, di tanti personaggi che hanno avuto a che fare, a che vedere con le fortune del copto in età moderna e contemporanea. Prego. Grazie per queste gentili parole, grazie soprattutto per l'invito ad essere qui, di cui sono onorata. Dunque, moltissima attenzione è stata dedicata anche in tempi assai recenti alla vita di Onofrio, o meglio al resoconto di viaggio, all'Historia Monachorum che la racchiude, dal momento che in copto essa non è un'opera indipendente. La narrazione biografica di Onofrio è inserita all'interno di un più ampio racconto, quindi diversamente da buona parte delle recensioni greche e anche dalla tradizione etiopica.
questo porterebbe a credere che non ci sia ragione di soffermarsi nuovamente su quest'opera, sulla vita di Onofrio, e tuttavia io ritengo che ci siano alcuni aspetti che sono stati un po' trascurati, e a questi si aggiungono nuovi dati archeologici che forse possono raccontarci qualcosa in più relativamente a questo eremita. Procederemo quindi in questo modo. Racconteremo brevemente la storia, proprio l'intreccio narrativo della vita di Onofrio, poi passeremo in rassegna i principali risultati degli studi che le sono stati dedicati e infine proveremo a vedere quali prospettive di ricerca possano essere considerate ancora aperte, il tutto molto brevemente naturalmente per rimanere nei tempi. Cominciamo dal contenuto dell'opera. L'opera si apre con un preambolo: un certo fratello che era un anacoreta, il cui nome era Papnute, fece un discorso ai fratelli che amano Dio. Il Dio narrante dunque è quello di Papnute, il quale racconta, non dice da quale comunità proviene, ma si capisce che appartiene ad una comunità di tipo cenobitico, ma sente il bisogno di conoscere la vita degli eremiti del deserto, quindi inizia questo suo viaggio. Dopo 4 giorni di cammino arriva ad una prima caverna, ad una grotta, bussa alla porta di quella che è la cella di un monaco, non riceve risposta e piuttosto sorprendentemente entra. In ogni caso, trova il monaco proprietario della cella, gli appare assopito, fa per prendergli un braccio, per svegliarlo, e invece si rende conto che questo monaco è morto da tempo, quindi il corpo del monaco diventa polvere sotto le sue mani. Dà giusta sepoltura a questo anonimo personaggio di cui non ci viene mai rivelata l'identità, ricomincia il suo cammino, dopo altri 4 giorni raggiunge un altro ricovero monastico, un'altra cella, di nuovo bussa, di nuovo non riceve risposta, questa volta non entra e poco dopo gli si fa avanti, si fa incontro un monaco completamente nudo, coperto soltanto di barba e capelli e preceduto da una mandria di bufali. Non è Onofrio, bensì Timoteo, il quale si intrattiene a lungo con Papnute raccontando il tipo di vita che conduce, il fatto di aver inizialmente dedicato la sua attività a dei lavori manuali, di aver venduto i prodotti del suo lavoro e di aver offerto i proventi alla povera gente. Racconta però anche dei suoi fallimenti, delle sue debolezze, di aver convissuto con una monaca per 6 mesi, di aver poi ripreso una vita di totale isolamento, di aver vissuto da solo appunto per i successivi 30 anni proprio fino all'incontro con Papnute. Qui avviene un passaggio fondamentale perché Papnute è incuriosito e al tempo stesso fortemente attratto dalla condotta di vita di Timoteo e chiede fortemente di rimanere con lui, insomma, che gli venga insegnato questo modus vivendi. E invece Timoteo rifiuta recisamente il tentativo di Papnute, sostenendo che non avrebbe la forza per affrontare la vita nel deserto e invitandolo anzi a tornare in Egitto, espressione molto ricorrente nei testi copti e peraltro anche nella tradizione orale contemporanea. L'Egitto è la Valle del Nilo, tutto ciò che non appartiene alla Valle del Nilo è altro, è il deserto, è un non luogo. Quindi Papnute non ha gli strumenti fisici, ma soprattutto spirituali, per affrontare una vita quale è quella di Timoteo. Timoteo si dilunga anche sulla sua alimentazione, vive di datteri, più precisamente una palma gli fornisce un cestino di datteri al mese e così non ha problemi di alimentazione. Dopo l'invito di Timoteo a lasciarlo, Papnute riprende appunto il suo viaggio, altri 4 giorni di cammino, questa volta rischia la vita quasi a dimostrazione del fatto che Timoteo aveva ragione, non ha la forza per affrontare la vita nel deserto e finalmente incontra il nostro Onofrio, anche lui nudo, con una capigliatura ancora più abbondante di quella di Timoteo, tanto che il testo copto dice che somigliava alla criniera di un leopardo. Pardalis è il termine che viene utilizzato. Anche qui Papnute è molto incuriosito dal modo in cui vive e sopravvive Onofrio nel deserto. Dopo pochi giorni, tuttavia, Onofrio rivela di essere consapevole di essere sul punto di morire, quindi chiede a Papnute di seppellirlo, ma soprattutto di istituire una festa di commemorazione in suo onore il 16 di Paone, cioè l'11-12 giugno. Avviene la morte di Onofrio, compaiono a questo punto 4 anacoreti di cui non ci viene detto il nome che insieme al nostro Papnute seppelliscono Onofrio.
un angelo torna a ricordare a Papnute che quello non è un posto per lui, quindi viene invitato nuovamente a tornare in Egitto. Comincia quindi la via, il percorso di rientro verso la valle del Nilo, ma in un giardino, in un'oasi evidentemente, di cui ci viene dato ogni dettaglio delle essenze arboree, dei frutti, insomma ci viene descritto veramente grande capacità, il nostro Papnute incontra quattro giovani monaci, figli di un senatore, di Ossirinco. Si badi bene che anche Timoteo e Onofrio avevano specificato di essere il primo originario della Tebaide, di un complesso monastico della Tebaide, e Onofrio di provenire invece da Shmun, cioè da Ermopolis Magna, l'odierna Shmunein. Quindi tutti hanno una provenienza, diciamo così, da contesti comunitari o comunque da contesti urbani, e poi soltanto in un secondo momento si dedicano a questa vita estrema. Infine, l'ultimo incontro di Papnute, prima di tornare alla propria dimora, è con alcuni monaci provenienti da Scete, che ascoltano il suo racconto e trascrivono appunto questa Historia Monachorum, e pongono la copia di questo racconto presso la chiesa di Scete, probabilmente la chiesa di San Macario. Tutto questo ci viene narrato, ci viene trasmesso attraverso sei testimoni, un numero di testimoni molto elevato rispetto agli standard della tradizione copta. Sono tre codici pressoché completi e alcuni frammenti. I più antichi, come si vede, li ho messi in ordine cronologico, sono conservati a Vienna, sono frammenti papirace in saidico, databili tra il VI e VII secolo, sono stati editi da Tito Orlandi. Subito successivi, probabilmente di poco successivi, sono alcuni fogli, erano alcuni fogli anch'essi in papiro e anch'essi in saidico, conservati presso la biblioteca dell'Università di Lovagno, dunque andati perduti nel secondo conflitto mondiale. Un bel codice della Pierpont Morgan Library, proveniente dal Fayum, dal monastero dell'Arcangelo Michele, ci conserva la vita di Onofrio così come ve l'ho narrata, e il martirio di Epima. È un codice inedito, non sappiamo la data esatta della sua trascrizione, ma conosciamo i due scribi che se ne sono occupati, che in altri colofoni dello stesso fondo risultano attivi tra l'889 e l'890. Poi c'è l'unico testimone in boairico di questa narrazione, un codice vaticano, come si vede, proveniente dal monastero di Macario. Si ricordi l'ultimo incontro di Papnute con i monaci appunto provenienti da Scete. 979 è la sua datazione, con sicurezza. Poi ancora un codice del British Museum, del British Library, proveniente da Edfu, anch'esso datato con precisione, edito da Budge, e infine alcuni frammenti inediti provenienti dal Monastero Bianco di Scenute, quindi fogli che oggi sono sparsi tra varie collezioni, che come si vede contenevano anche altro materiale letterario, e qui siamo tra X e XI secolo, quindi una grande quantità di testimoni e uno spettro temporale, un arco temporale piuttosto ampio. È opinione ampiamente condivisa che quest'opera sia stata scritta in greco e tradotta in copto, ma probabilmente, almeno a mio parere, abbastanza precocemente. Certo, il nome di Onofrio è un nome egiziano, e su questo non c'è dubbio. Onofrio deriva da un epiteto che era attribuito a Osiride nella sua qualità di signore della Duat, cioè di signore dell'aldilà, Unen Nefer, il perennemente bello, il perennemente soddisfatto anche. Ci sono delle varianti tra testimone e testimone di questa narrazione, a mio parere non sufficienti per giustificare l'esistenza di più recensioni, però per esempio nel manoscritto proveniente dal Monastero Bianco si omette completamente l'arrivo dei quattro anacoreti anonimi. I titoli, ben tre titoli di quest'opera si sono conservati, e vorrei far notare, per me è un elemento assolutamente significativo, che tutti e tre tacciono del fatto che Papnute sarebbe l'autore di questa narrazione. Di contro, tutti e tre sono concordi nel definire quest'opera la vita di Onofrio, quindi dimenticando completamente gli altri personaggi
che non sono delle comparse all'interno della narrazione. Timoteo, in particolar modo, ha ampio spazio. Io credo che questo voglia dire che i titoli che stiamo vedendo siano stati confezionati non nel momento in cui l'opera è stata tradotta dal greco al copto, ma più avanti, quando la figura di Onofrio era diventata centrale nella spiritualità dell'Egitto copto e quindi aveva meritato una maggiore evidenza e automaticamente aveva messo in ombra gli altri personaggi. Veniamo agli aspetti che sono stati ampiamente presi in considerazione relativamente alla vita di Onofrio. Beh, naturalmente ci si è molto dedicati alle varie forme di monachesimo che vengono trattate e in particolar modo questo eremitismo che potremmo definire estremo, rappresentato certo da Onofrio ma anche da Timoteo, come abbiamo visto. Sul genere letterario, una Historia Monachorum, cioè una narrazione di viaggio che include l'incontro con vari monaci, chiaramente insomma ci sono modelli ben noti. Sul modello di riferimento, Marc Malévé ha più volte, e non solo lui, ha più volte sottolineato come la Vita Pauli sembri essere stato il punto di riferimento essenziale da cui sono stati estrapolati proprio alcuni episodi specifici. Il rapporto con le collezioni di apoftegmata, dei detti dei padri, anche qui ci sembrano esserci alcune derivazioni dirette, cioè alcuni episodi della vita di Onofrio sembrano degli ampliamenti di alcuni detti dei padri del deserto. Sul presunto autore, questo Papnute, c'è chi ritiene che sia lo stesso Papnute menzionato da Palladio o da Giovanni Cassiano. Ma Papnute è un nome talmente diffuso nell'Egitto copto, colui che appartiene a Dio, che francamente poche certezze si possono avere. Sul messaggio, diciamo così, spirituale che l'opera vorrebbe veicolare, di nuovo Malévé, soprattutto nella sua tesi di dottorato da poco conclusa, se ne è occupato, ma anche Tim Vivian e Wojtenko. Per Malévé e Vivian tutto il percorso narrato da Papnute altro non è che un tentativo di dimostrare come si possa cominciare a guadagnare il paradiso anche su questa terra. Il comportamento, il modus vivendi di Timoteo e di Onofrio soprattutto, che costituiscono una vera imitatio Christi, sono qualcosa da prendere a modello. Hanno legato a questa interpretazione ovviamente il tema della nudità, o meglio della pseudo-nudità, perché né Timoteo né Onofrio sono veramente completamente nudi. Al contrario, Wojtenko ha, diciamo così, proposto un'interpretazione diametralmente opposta. Il fatto che Papnute si trovi a stringere tra le sue mani la polvere del monaco morto, anonimo, il fatto che più volte gli venga rammentato che non è in grado di affrontare una vita, appunto, di eremitismo estremo, invece dimostra che è un paradiso che su questa terra non si può affatto guadagnare. La geografia, abbiamo detto che i personaggi che entrano in scena parlano della loro origine, ci sono dei riferimenti storici molto precisi. Quali sono invece gli aspetti che sono stati finora trascurati? Proprio i titoli di cui abbiamo fatto menzione, sono titoli interessanti per quello che già ho detto, cioè i personaggi che fanno parte di questa narrazione vengono tutti messi in ombra ad eccezione di Onofrio e probabilmente questo vuol dire che ad un certo punto Onofrio, anche come testimonia anche il numero degli esemplari che abbiamo a nostra disposizione, che come dicevo è piuttosto anomalo, Onofrio deve aver guadagnato nella spiritualità dell'Egitto copto, dell'Egitto direi dal VI secolo in poi, un ruolo determinante che ha fatto sì che gli altri protagonisti divenissero delle comparse, insomma. Certo, verrebbe da obiettare che sarebbe stato più semplice scorporare la narrazione biografica di Onofrio e farne un'opera a sé stante, ma non è così che opera la letteratura copta. Molto frequentemente delega al titolo la funzione di enfatizzare questo o quell'episodio, questo o quel personaggio, soprattutto se quel personaggio ha nel frattempo guadagnato appunto un ruolo fondamentale. Ecco, io penso che appunto sia il numero estremo dei testimoni, sia il modo in cui si comportano i titoli, siano da spiegare con una fortuna che
di quest'opera che arriva fino addirittura al X-XI secolo. C'è da chiedersi perché altre storie simili, altri esempi dello stesso genere letterario non hanno avuto la stessa fortuna. Penso alla cosiddetta Vita di Aron o Vita dei monaci presso Siene, un'opera cefala, non ha titolo, quindi i titoli sono tutti moderni, peraltro attribuita allo stesso Papnute che è l'autore di questa nostra narrazione. Ecco, io credo che ciò sia in parte dovuto ai luoghi di venerazione di Onofrio. E del resto noi abbiamo testimonianza della venerazione nei confronti di questo personaggio anche attraverso la cultura materiale e dall'estremo nord fino all'estremo sud dell'Egitto. Un dipinto che raffigura il nostro Onofrio è presso, neanche a dirlo, la chiesa principale del monastero di San Macario. Un altro dipinto si trova a Faras, nella cattedrale di Faras, quindi in Bassa Nubia. Certo, il più celebre è questo, proveniente dal monastero di Apa Geremia a Saqqara. Vi mostro due immagini. La prima riferibile al momento in cui il dipinto è stato rinvenuto e la seconda invece vi mostra come il dipinto si presenta oggi. Il dipinto è conservato al Museo Copto del Cairo, anzi in realtà questa foto è un po' datata, e il nostro Onofrio, che è il primo personaggio da sinistra, è più mal ridotto di come non lo vedete in questa immagine, insomma sta via via scomparendo. Ci sono poi alcuni elementi che credo siano stati un po' dimenticati. Nel 1940 Luciano Antonini pubblicò su Egyptus un articolo molto interessante in cui appunto dava conto di questo papiro che tra le altre cose, un papiro proveniente da Afroditopolis come si vede, databile al VI secolo, tra le altre cose menzionava una chiesa di Sant'Onofrio a Licopolis. E quindi insomma l'odierna Assiut, qui Licopolis non è da intendersi necessariamente in senso stretto, cioè la città di Licopolis, ma tutto il nomos naturalmente. E devo dire che gli studiosi che si sono occupati della vita di Onofrio recentemente non ne hanno tenuto un grande conto. L'altro elemento importante è questo encomio dedicato ad Onofrio, attribuito a Pisenzio di Keft, l'abbiamo già sentito nominare quest'oggi, notissimo vescovo, grazie anche al rinvenimento del suo archivio. L'encomio in onore di Onofrio che pronuncia Pisenzio di Keft avviene nel giorno della commemorazione, proprio quel giorno che, secondo la nostra narrazione, viene istituito proprio da Papnute, e nel suo martirion, cioè sulla sua tomba, qui naturalmente martirion intendersi come luogo santo sulla tomba di un monaco, non necessariamente morto, come martire, colpiscono due cose: il legame diretto tra composizione dell'opera e luogo in cui è seppellito Onofrio, naturalmente è anche la vivace forma di culto che c'è nei confronti di questo personaggio, ma anche al tempo stesso le vaghissime parole utilizzate da Pisenzio per descrivere Onofrio. Mai un dato biografico preciso, parole estremamente vaghe, molti riferimenti appunto al modo in cui Onofrio tratta il proprio corpo, quindi rendendolo altro rispetto a se stesso, prendendo le distanze. Ma le parole che usa Pisenzio potrebbero adattarsi a qualsiasi anacoreta estremo del deserto, quindi questo potrebbe essere anche una delle ragioni per cui non si è potuto estrapolare la vita di Onofrio dal suo contesto narrativo più ampio, perché mancavano gli elementi biografici, narrativi più precisi che l'avrebbero consentito. L'ultima parte di questo mio intervento lo voglio dedicare alla novità più recente che potrebbe portare nuovi dati relativamente a questa figura di anacoreta, al culto ad essa legato, e potrebbe rimettere un po' insieme anche i pezzi che finora abbiamo preso in considerazione. Io sono sono vice direttore di una missione da poco istituita e attiva in una località che prende il nome di Mankabad. Siamo 8 km circa a nord di Assiut. La missione è una missione dell'Università L'Orientale di Napoli, diretta da Rosanna Pirelli.
Il sito che vi mostrerò, le foto sono proprio recentissime, dei primi di ottobre, la missione si è conclusa proprio da poco, riguardano un monastero di cui fino a poco tempo fa si avevano dati soltanto provenienti dalla tradizione orale. Viene definito monastero di Abba Nefer. Ho imparato nel tempo quanto importante sia anche la tradizione orale, ed effettivamente quello che abbiamo scoperto fino ad ora ci permette di sostenere che il legame con il nostro Onofrio c'è. Il monastero è un monastero sorprendente quanto a monumentalità, sorprendente anche perché ci mancano totalmente dati letterari relativi a questo complesso monastico. Probabilmente i manoscritti, anzi sicuramente c'erano, ma devono essere stati portati via molto tempo fa. Il monastero è stato oggetto negli ultimi 30 anni di indagini di scavo d'opera di varie equipe egiziane. Ai noi non c'è nulla di scritto, nulla di pubblicato. Quindi pazientemente la prima parte del nostro lavoro consiste e consisterà nei prossimi anni nel cercare di radunare quante più informazioni possibili su questo pregresso lavoro e contemporaneamente naturalmente rilevare topograficamente il sito e studiare i materiali. Vedete che è un'area quadrangolare, la pianta che vedete a destra è stata realizzata da un ingegnere egiziano, non è perfetta ma devo dire di grande ausilio. Nella parte nord si notano degli spazi molto regolari, sono le celle appunto, eccole qui, ve ne mostro un'infilata. Si nota sulla destra, totalmente insabbiato, il muro che recinge il complesso monastico, un muro possente e, ripeto, estremamente regolare. Ecco le celle, così come appaiono oggi quelle che sono state scavate. Sono celle a due piani con delle scalette, naturalmente il tetto doveva essere piatto, insomma terrazza. Molte di esse hanno anche un vano sotterraneo con una piccola cisterna e un granaio. Somigliano molto alle unità abitative di Medine Tabu, della città di Geme. Per chi le conosce. Questa foto vi mostra le stesse celle nel momento in cui sono state scavate, quindi guardate quanto si sono deteriorate nel giro di 5 anni, questo è il lasso di tempo che intercorre tra le due immagini, quindi a volte bisognerebbe veramente, l'archeologia può essere distruttiva, bisognerebbe reinterrare quello che non si è in grado di conservare e questo è uno dei nostri obiettivi. Non ho il tempo di farvi vedere tanto, però insomma mi premeva darvi un'impressione della monumentalità dell'edificio e anche della tipologia degli ambienti che vi sono inclusi. Per esempio questo è un grande forno, e darvi conto anche degli arredi che sono per un coptologo, io credo, abbastanza stupefacenti. La nicchia che vedete sulla sinistra con questa immagine della Vergine, poi la vedremo ingrandita, purtroppo non è più così, il dipinto è crollato nel 2006 e oggi si trova in un magazzino, mentre le altre immagini si riferiscono a dipinti all'interno delle celle dei monaci. La cosa però più incredibile di questo complesso monastico è un gigantesco complesso edificio termale che si trova proprio al centro. Quello che vi mostro è il calidarium, forse riconoscerete le colonnine che poi si univano a formare degli archetti che sostenevano le sospensure che a loro volta permettevano il passaggio dell'aria calda tra i due pavimenti. Un edificio termale di queste dimensioni, e non vi mostro per questioni di tempo il frigidarium, veramente incredibile quanto a raffinatezza esecutiva, non è comune certamente in un monastero. Questo era sicuramente, almeno in origine, un castrum romano e apprendiamo dalla notizia Dignitatum, questo resoconto delle forze militari distribuite su tutto l'impero, probabilmente da riferire all'epoca di Valeriano, che a Licopolis c'era un castrum del Cuneus Equitum Aurorum Scutariorum, forse il nostro. Su questo castrum si installa il nostro monastero, un monastero monumentale, ricco sia dal punto di vista pittorico, ecco vi do soltanto qualche ragguaglio, questo è il mio ciclo pittorico preferito, è sicuramente il più realistico e ci ricorda in parte alcuni dipinti di Kellia, sia dal punto di vista lapideo, dell'arredo architettonico, questa è una colonnina tortile proveniente da una nicchia,
Ecco alcuni altri elementi lapidei, soltanto per darvi un'impressione, seppur molto superficiale. Non di minore interesse è la ceramica, per chi se ne occupa, veramente forme non tanto comuni e decorazioni di grande pregio. In situ ci sono ancora moltissime iscrizioni, tutte da studiare, iscrizioni picte come quelle che vedete. La figura dell'Arcangelo Michele sembra essere assolutamente centralissima a Mankabad, nel monastero di Abba-Nefer, e poi tante altre iscrizioni invece incise su elementi architettonici come gli architravi, in questo caso. Molto interessante questa, tra l'altro si fa riferimento ad un Apa Alexandros Archimandrites, quindi insomma, chissà che non se ne possa ricavare qualcosa. Numerosissime le iscrizioni sepolcrali. Qui state vedendo una foto scattata nel 2001 che mi è stata gentilmente data da un collega egiziano. Oggi queste iscrizioni non sono più lì, erano state reimpiegate in un ambiente di cui si dovrà tentare di capire la funzione originaria e poi successiva. Ecco qui soltanto una brevissima carrellata, come si vede sono delle belle stele funerarie, peraltro quanto a contenuto e quanto ad impaginazione estremamente simili a quelle di Apa Geremia Saccara, che non credo che sia un dato di poco conto. Per esempio l'immagine che vi mostro in alto a destra, questa è una stele di Apa Geremia e si trova oggi al Museo Civico Archeologico di Bologna. È qualcosa su cui bisogna lavorare, ma insomma i santi che vengono invocati sono proprio gli stessi di Apa Geremia, cioè Geremia, Sibilla, l'Arcangelo Michele, Enoch. Cosa c'entra tutto questo con Onofrio? Non ho immagini da mostrarvi dei due documenti più importanti. In due ambienti che sono stati ricoperti, per fortuna, mi verrebbe da dire, sono stati rinvenuti rispettivamente un'iscrizione in arabo preliminarmente datata all'VIII IX secolo, in cui si dice siamo venuti a visitare il monastero di Onofrio. E un altro piccolo ambiente in cui ci sono due immaginette non di qualità pari a quelle che vi ho mostrato, quindi probabilmente eseguite dagli stessi monaci che ci abitavano. Una raffigura Onofrio, l'altra raffigura il nostro Papnute, tutte e due corredati da didascalia. C'è molto da lavorare. La mia impressione assolutamente preliminare è che questo monastero inizialmente non fosse legato ad Onofrio, ma che in un secondo momento sia avvenuta la sovrapposizione con questo personaggio. Ipotesi che naturalmente potrebbe essere smentita da future ricerche. Certo è che non tutto è stato detto su Onofrio e che qualcosa possiamo ricavare dalla documentazione materiale, quindi in questo senso si vede come si possono far dialogare la letteratura, i documenti e appunto l'archeologia in modo, si spera, proficuo. Grazie. Grazie alla professoressa Buzzi per questo caso veramente interessante, affascinante di integrazione tra fonti diverse. Credo che sarà oggetto di discussione, di curiosità, e quindi aprirei senz'altro il dibattito. Ci sono interventi sulla relazione del professor Camplani? Domande, curiosità? Io ne avrei una. Ecco, prego. Volevo chiedere ad Alberto. Tu a un certo punto hai menzionato, Alberto, alcune iscrizioni monumentali in copto, se non ho capito male. Sì, e volevo sapere a quale ti riferissi. Semplicemente nozione da manuale, cioè nel senso che so che ci sono delle prime iscrizioni tra VII e VIII secolo, insomma. Ah, però non sono così indietro come... Cioè, avevo capito dalla tua... No, è che le iscrizioni, cioè, diciamo, arrivano molto tardi rispetto all'evoluzione dal quarto al VI secolo, non sembra che esistano. Grazie. Ci sono altre domande su questa relazione? Prego, professor Bausi. Sì, vorrei chiedere un chiarimento sul concetto utilizzato di Lalia come opposto a diglossia. Io non approfondisco la materia, ma mi sembra onestamente una specie di piccolo escamotage per uscire fuori da un problema, nel senso che questa distinzione poi non è una critica rivolta all'uso per questo specifico problema, ma voglio dire, si stabilisce
che sostanzialmente vuol dire si possono, ci sono dei contesti di sovrapposizione e quindi voglio dire la nettezza della distinzione si perde completamente. Ecco, vorrei capire un momento se si può avere un supplemento di riflessione sulla opportunità di quest'uso e poi quali sono poi alla fine le conseguenze effettive. Ecco, dunque, di sì, il problema è la definizione di diglossia. Esistono due tradizioni molto diverse, una tradizione potremmo dire di distinzione netta tra una lingua alta e una lingua bassa, senza sovrapposizioni funzionali. C'è chi accetta soltanto questo come definizione di diglossia. Invece una definizione, potremmo dire, più ampia di diglossia, in cui invece si ammette una possibile distinzione funzionale con anche possibilità di sovrapposizioni. Qui è soprattutto Berruto che ha voluto aggiungere una nuova etichetta per questo secondo caso, cioè riservare diglossia all'uso funzionalmente esclusivo degli ambiti di applicazione delle due lingue, o alta e bassa. Uno degli esempi usati era appunto quello della Svizzera. Svizzertutsch e la distinzione tra Deutsch e invece di Lalia sarebbero appunto tutti i casi in cui abbiamo l'impiego dell'una o dell'altra ma con una tendenza a distinzioni funzionali in alcuni ambiti. Sono etichette, diciamo che chi usa diglossia in senso molto ampio, diciamo che diglossia in senso ampio ha il vantaggio di poter tenere presente la storia, cioè nel senso che quando noi studiamo questi fenomeni dal punto di vista sul lungo periodo è chiaro che abbiamo fenomeni di diglossia che diventano dilalici o fenomeni di dilalia che diventano diglossici a cambiare ciascun secolo, quindi io alla fine accetterei una distinzione, l'uso di diglossia in senso ampio, cioè distinzione funzionale con possibile sovrapposizione. Questa è la mia posizione. Però devo dire che la discussione linguistica da questo punto di vista è molto combattuta e molto dura. Sono altri interventi? Forse prego. Mi dispiace che non posso comprendere l'italiano molto bene. So, excuse me if my question is something you already, in fact, answered. But it's a question I wanted to pose in a way already in the section earlier this morning, because there is a topic that seems to cut through all of our sections that interests me very much. And that is the phenomenon of the script of one language being used to write another language, to create a writing system for another language. I believe that there was just recently published a volume from a conference in Louvain-la-Neuve on this subject, and if I remember correctly, they gave it the name of allography. So we've had already the phenomenon of Berber languages or dialects being written in the Arabic script, and also in the Horn of Africa, local languages being written in Arabic. This would be the terminology Ajami. And Coptic was, of course, also a similar language. It was given written form by the adoption of the Greek alphabet, primarily. My question to you, Alberto, and this is only very tangential to what Paola was talking about, tangential in the sense that it has a little bit to do with the question when you talk about the fortuna of the transmission. Of course, in general in Coptic literature, we have to deal with the problem of the accident of what happens to have survived. And this is even more true of the earliest period than of perhaps of the Middle Ages. My question is, Alberto, do you have an opinion about the initial creation of the Coptic writing system? You might know that I myself, in a couple of publications, have suggested that we have at least three possible groups to consider who might have been the motivating force to the creation
or let's perhaps say the standardization of what we know as the Coptic writing system. Of course, the traditional standard theory, so to speak, is that it was the Christian mission. This is an obvious candidate, and there's no question whatsoever that the development and expansion of the Coptic writing system and the creation of Coptic literature was finally the product of Christianity in Egypt, especially the Christian monastic movement. But because the evidence suggests that the creation of written Coptic, written Egyptian in the Coptic period, goes back into the 3rd century, at that time there was another very active missionary movement, not only in Egypt, but all around the Mediterranean, the Manichaeans. And we have not only early Coptic Manichaean manuscripts discovered in the Fayum, but written in southern Egypt. We also have a kind of documentary evidence from the Dakhla oasis in southern Egypt of a Manichaean group actively involved in the translation of Syriac Manichaean literature into Coptic, as well as exchanging letters in Coptic and Greek, bilingually. There are also the Gnostics, whatever exactly that term means, to be considered, because we also have among our earliest manuscripts representing Coptic a remarkably large assortment of Gnostic texts. I myself don't have a strong opinion about which one of these groups we might give the credit to for the creation of Coptic, and I'm afraid we will never know for sure. There is no documentary evidence about the creation of Coptic. We have no protocol from the committee meeting that said, okay, let's use alpha for this sound and so forth. So we can only speculate. The importance for me has always been to try to convince my colleagues to be open-minded. I consider the Manichaeans, in fact, to be a very strong candidate for the creation, the initial creation of the Coptic writing system. Whoever created it, certainly almost immediately other groups began to use it. I'm curious to know if you have an opinion on this aspect of the emergence of Coptic alongside the Christian. Yes, thank you for the question, for the large issue that you have posed to the discussion. My opinion today is the following. I don't believe that